Polizia e militari del 28° Reggimento Pavia accresceranno le loro tecniche di autodifesa a lezione dal pesarese bicampione del mondo di kickboxing Jordan Valdinocci. E questo è il progetto che indirettamente aumenta la sicurezza percepita di tutto un territorio grazie alla sinergia stretta fra il sindacato di polizia SIULP, ideatore del progetto, la palestra Fight House di Via Toscana e l'esercito con la caserma pesarese che oggi ha ospitato la presentazione di un programma che prenderà corpo a partire dal 1° marzo. Nel solco della tradizione del SULP di Pesaro, che da 10 anni comunque cerca di essere vicino ai cittadini, vicino alla società civile, continuiamo a cercare di creare dei progetti proprio per tranquillizzare i cittadini, per trasmettere comunque quei valori di sicurezza e legalità che stanno alla base di tutte le nostre azioni. Abbiamo visto che per esempio gli ultimi dati del 2022 attestano che quasi 2.700 operatori delle forze di polizia sono stati feriti nel corso di colluttazioni durante operazioni condotte sul territorio, escludendo poi tutti coloro che sono rimasti feriti durante i servizi di ordine pubblico. Abbiamo deciso, è molto importante secondo noi, riuscire a creare una sinergia, un gruppo di lavoro in modo da formare i nostri operatori delle forze di polizia. Adesso partiamo con la Polizia di Stato, ma chiaramente il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutte le forze di polizia, quindi Arma dei Carabinieri, Esercito, Polizia Locale, Polizia Penitenziaria, quindi far lavorare insieme tutte queste forze di polizia. Noi vogliamo essere in grado di dargli quelle tecniche, quelle capacità operative di difesa personale in modo che sia l'operatore sia in grado di mobilizzare la persona senza fare del male o comunque limitando al massimo i rischi dell'incolumità personale della persona che deve fermare e anche per tutelare al massimo i rischi per la propria incolumità personale. È nato perché noi sul nostro territorio abbiamo la fortuna di avere una stupenda palestra. Abbiamo un campione del mondo, Jordan Valdinocci di kickboxing, che ha un gruppo di professionisti, di collaboratori che con lui insegnano in questa palestra, che sono proprio specializzati nel formare personale, nel fare questi corsi di lotta e difesa personale. Quindi abbiamo detto, ma perché non sfruttiamo questa risorsa che credo poche province in Italia abbiano, proprio per cercare di far partire un progetto pilota che possa coinvolgere tutte le forze di polizia, anche al fine, ripeto, come ho detto prima, di rassicurare la cittadinanza. Non sarò solo, ma con tutta la squadra di allenatori che fanno parte dell'associazione Fight House. E quindi sì, ci occuperemo, diciamo, della parte pratica e c'è uno studio dietro, c'è una preparazione dietro, abbiamo già preparato tutto il programma che appunto servirà, come abbiamo detto, per fornire una maggiore sicurezza e consapevolezza in primis agli agenti di polizia durante, diciamo, la fase operativa, durante la fase insomma, per offrire questo servizio di sicurezza indirettamente ai cittadini, ecco. Quale migliore occasione di presentare una sinergia così bella, avendo la fortuna di avere un campione del mondo di kickboxing, quindi un'occasione mondiale, perché ce l'abbiamo solo nel campione del mondo, al servizio dei miei uomini e donne del 28° Reggimento Pavia e degli operatori di polizia. Sottolineo una cosa importante, l'ho detto anche nel mio discorso introduttivo, i miei militari aderiranno su base individuale e volontaria, sacrificando il proprio tempo libero per aumentare sì la propria capacità individuale, ma anche metterla al servizio della collettività. Il corso inizierà a marzo, ovvero subito dopo la chiamata a difesa del titolo mondiale da parte dello stesso Valdinocci. A Parigi, appunto 16 febbraio, difesa del titolo mondiale ISCA, uno dei due titoli mondiali professionistici di kickboxing che detengo. E quindi sarà una sfida tosta, uno perché sarà fuori casa, quindi sappiamo che la giuria quando andiamo fuori è più impegnativa, diciamo, e soprattutto perché è stata una chiamata che è venuta in una maniera un po', diciamo, inusuale, con solo 6 settimane di preavviso mentre ero all'estero a tenere dei seminari, e quindi è stata una preparazione affrontata un po' in fretta e furia, preparazione e dieta, però arriviamo comunque pronti, diciamo la nostra, e sicuramente ce la metteremo tutta per mantenere il titolo in Italia e a Pesaro.